buongiorno. Ne ha parlato lui, vorrei sentirlo da lei. E ci vediamo o no? Assolutamente sì. Penso che questa battaglia per la mozione Civati ha fatto nascere una sinistra nuova con la voglia di cambiare, straordinaria. Dopodiché io penso, forse in questo con una posizione un po' diversa da quella di Pippo Civati, che bisogna lavorare ora e subito con Renzi, imponendogli dei paletti, cioè sostenendolo, perché è importante sostenerlo, ma anche, diciamo, con alcuni paletti da non superare. No, questo è rischioso, perché invece di fare il discorso sui tempi lunghi, i tempi diventano brevissimi. Mi rendo conto di questo rischio, però siccome la verità della sinistra è così, un pezzo bellissimo della sinistra che sta pensando al futuro con Civati e un altro pezzo che invece è disperato e dice mi affido a Renzi perché cambi subito le cose, secondo me il confronto fra le due anime, anche se questo confronto può essere pericoloso e esplosivo, io sono la testimonianza di come per dargli una mano si può addirittura creare un problema con Renzi e con questo gruppo dirigente, beh, io penso che questa sia la mia utopia. Quindi per una sinistra vera e un PD unito, più fiducia in Civati che in Renzi? No, sicuramente fiducia nella sinistra col pensiero lungo di Civati, ma anche capacità di far fare le cose che Renzi vuole fare, ma fargliele fare bene, senza la fretta, l'approssimazione, una certa demagogia che abbiamo visto negli ultimi. Se lui tiene la linea dura invece domani? Vediamo, quando si è impegnati in politica poi si pagano dei prezzi, questo è il punto, no? Lei è disposto a pagare prezzi? Assolutamente sì.